Il trucco è diventata la mia passione. Proverò a mostrarvi il mio modo di truccarmi, provare nuovi prodotti. Okay, vedete che ho creato con due soli prodotti delle sfumature, la matita che lascio un po' più scura verso l'esterno e sull'attaccatura delle ciglia, e il prodotto, questo verde, che è un verde bellissimo perché ha delle sfumature anche color oro, più nella parte dal centro leggermente verso l'interno della palpebra, però l'interno della palpebra lo lascio comunque un po' più leggero, un po' più chiaro, non vado a riempirlo di colore perché sennò mi andrebbe a appesantire troppo lo sguardo. Poi, se fosse invece un trucco che più serale, quindi che deve essere ancora più evidente, un ulteriore tocco che potremmo dare è usare l'ombretto bagnato. Usare l'ombretto bagnato lo rende applicato così come l'abbiamo applicato adesso, lo renderebbe ancora più intenso, più luminoso, più metallizzato. Però, utilizzando come trucco da giorno, comunque un trucco da giorno che non passa inosservato perché non è un trucco neutro, comunque si nota, ha le sue sfumature di colori, è già un trucco, vedete la differenza con l'occhio non truccato, è un trucco che si fa notare e può essere, va già bene così, utilizzando l'ombretto asciutto. Adesso ho uniformato il trucco, l'ho fatto anche dall'altra parte. Prima, precedentemente, ho creato una base molto leggera, solo per uniformare un po' l'incarnato, con una crema colorata unita, come vi dicevo, al primer che contiene anche l'illuminante. L'ultimo tocco per dare un po' di colorito all'incarnato e modellare anche un po' il viso lo do con questa tinta sul pesca. Questo è un blush color pesca cremoso, cremoso perché comunque tende a durare di più rispetto a quelli in polvere. Prendo un po' di colore. Cerco di dare un tocco di colore, lo faccio anche dall'altra parte. Sempre con il famoso primer illuminante, o comunque un correttore illuminante, va bene, uguale, ne mettiamo un po' sul dorso della mano, pochissimo, e con un pennellino pulito andiamo a stenderne un po' in alcuni punti del volto. Un passaggio che va fatto precedentemente è stendere del gloss, idratare molto le labbra. Io uso quello trasparente che, oltre a dare luminosità, comunque idrata anche le labbra. Soprattutto in questo periodo col freddo, ok, direi che il trucco è terminato. Questo è il risultato, spero che vi sia piaciuto. Ciao, alla prossima.